Ci troviamo a Locri, al Palazzo della Cultura, dove fra pochissimi giorni andrà in scena La Traviata, precisamente giorno 12. Con me l'assessore alla cultura. Come mai proprio quest'opera è stata scelta per primeggiare a Locri? Allora, quest'opera è stata scelta da me. E nasce l'idea dell'opera in genere, non della Traviata, dell'importanza per l'amministrazione comunale fare e trattare anche un tema diverso che è insolito per la Locride, credo, anche l'opera lirica. Abbiamo iniziato questo inverno con Serella Fraschini, che ho conosciuto per caso, docente al Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria, direttore artistico per lungo tempo al Teatro Cile di Reggio Calabria. Abbiamo iniziato quindi a Natale, come dicevo, con una rappresentazione che la signora Fraschini ha regalato alla città di Locri, e da lì è nata questa idea di rappresentare un'opera lirica a Locri. E siamo convinti che sia importante puntare sulla cultura, cioè la cultura fa crescere e fa maturare. È importante che si parli di Locri non solo per gli aspetti negativi o che sono su tutte le cronache d'Italia, cioè Locri non è sinonimo di mafia, di delinquenza, di criminalità, Locri è anche cultura, e penso che l'amministrazione comunale e il mio assessorato l'abbia dimostrato con le tante rappresentazioni che abbiamo fatto, cioè dal Giugno Locrese, che è stato un evento veramente meraviglioso, all'attività teatrale che abbiamo iniziato, e poi questo è il fiore all'occhiello di questa amministrazione. E allora incontriamo la presidente dell'associazione Morgana Incanta, che approda a Locri in una stretta sinergia con il comune per rappresentare La Traviata. Sì, infatti, io ho conosciuto, come diceva prima l'assessore, Sofia, durante abbiamo così questo primo approccio con il concerto che abbiamo fatto a dicembre. Ho trovato in lei veramente una persona sensibile e soprattutto molto attiva, molto dinamica, quindi quello che serviva per questo tipo di progetto, che noi come Morgana Incanta avevamo in testa di eseguire, di portare in giro. Ed è appunto quello di creare un percorso di formazione, un workshop per cantanti lirici, proprio per mettere nelle condizioni cantanti lirici professionisti e non, di mettere a posto un ruolo intero, di debuttarlo con appunto il coro Francesco Cilea, con il direttore Gian Rosario Presutti, l'orchestra del teatro Francesco Cilea, quindi mettere in condizioni questi ragazzi di formarsi a 360 gradi, non soltanto dal punto di vista vocale, ma dal punto di vista scenico, interpretativo, con insegnanti di altissimo livello. Soprattutto invertire la tendenza, cioè far sì che siano gli altri a venire qua a formarsi, e offrendo ai nostri giovani anche la possibilità di farlo sul proprio territorio, e soprattutto far sì che Locri possa diventare un centro propulsivo, dove appunto l'opera si venga messa in scena e possa divenire in seguito, perché no, l'immagine, il sito, il luogo dove l'opera d'estate viene fatta appunto ad altissimi livelli, e che la gente accorra a Locri per vedere l'opera fatta come si deve. Con me anche il regista De Carlo. Allora, quali sono le creatività, le originalità che dobbiamo aspettarci da questa manifestazione? Il pubblico, che siamo sicuri parteciperà numeroso. Io credo che bisogna venire con lo spirito di essere presenti, di partecipare innanzitutto a un grande evento per il luogo in cui è proposto, e l'eccezionalità del caso, visto che è la prima volta che La Traviata viene rappresentata a Locri e nella Locride, con i mezzi propri di un grande spettacolo, come potrebbe essere eseguito al Macerata Opera Festival, piuttosto che al Festival di Torre del Lago, i più rinomati festival estivi italiani. Adesso mi vedete accalorato perché sono, come potete ben vedere, impegnato proprio nelle prove di scena. Siamo agli sgoccioli, in quelle che chiamiamo le prove di sala. Da domani siamo direttamente nella location che ospiterà la rappresentazione del 12. Io posso dirvi che sono veramente entusiasta di questa esperienza. Ho
devo dire immodestamente, calcato palcoscenici di una certa rilevanza da Milano, dal Maggio Musicale Fiorentino, Massimo di Palermo, sono reduce da Seul, ho preso l'Oscar per la lirica a Bucarest. Non dico questo per fare inutile vanteria, ma per esternare con tutto il mio cuore il piacere, la gioia di essere qui. Io sono nato a Reggio Calabria, vivo da 29 anni a Milano e non posso mai dimenticare che le mie origini sono qui. E vorrei, ci tengo a sottolineare, che la Morgana Incanta, di cui io mi pregio di essere stato chiamato dal Presidente ad essere Vicepresidente, la Morgana Incanta ci ha tenuto particolarmente in questa sinergia con il Comune di Locri a creare un'equipe di docenti su cui poggiare come pilastri tutta l'attività di questi giorni freneticissimi, intensi, in modo che questi giovani artisti, molti dei quali già in carriera, quindi già avviati professionalmente, avessero la possibilità di integrare la loro preparazione e essere messi nelle condizioni di affrontare la Traviata. Cioè noi, contrariamente, in controtendenza probabilmente con quello che normalmente si fa, abbiamo puntato in alto, siamo ambiziosi e quindi per regalare a Locri il meglio abbiamo scelto la Traviata, il titolo più popolare e più rappresentato al mondo.